eccoci qui ancora una volta con le nostre magliette. Ogni volta è una sorpresa. Questa la vedi, maglietta rossa. È la linea disegnata dal ministro Tria. Si chiama Sprofondo Rosso by Giovanni Tria. E come vedi anche quella che indossa è disegnata dal nostro Giovannino, la leggiamo. Chi vuole essere lieto sia, ma se vuoi piangere ascolta Tria. La voce e lasciatemi della dire, perché lui è impegnato, Tria è impegnato col DEF, sai cos'è il DEF, no? Certo. È il documento di economia farlocca, no? Tra l'altro ho sentito uno di Standard & Poor's. Sai che tra pochi giorni deve uscire il giudizio di Standard & Poor's, il 26, no? Mi hanno anticipato che l'Italia sarà declassata da stivale a ciabatta. Te l'ho detto. Ma partiamo con le magliette. Ultimamente c'è uno che mi ispira, uno che in fatto di social ha sorpassato Salvini a sinistra. Sai chi è? Te lo dico. Carletto Calenda. Oh, lo abbiamo. Oh, ecco, Calenda. Ti faccio vedere la prima maglietta su Calenda. Allora, Calenda twitta ad ogni ora come fosse in vacanza, secondo me prende già il reddito di cittadinanza. Sta sempre su Twitter, sempre. Domenica c'è stato il blackout dei social, finalmente Calenda ha potuto riabbracciare il figlio che non vedeva da mesi. Tra l'altro Calenda, tu non so se lo sai, quando era piccolo ha fatto l'attore in uno sceneggiato, era un bambino prodigio. Poi qualcosa deve essere andato storto, perché si è ritrovato in questa condizione di essere candidato alle liste del PD. E questo è il vero dramma. E proprio sulla candidatura di Calenda nel PD abbiamo un'altra maglietta molto sfiziosa. Per il Nord-Est c'è una notizia tremenda, il capolista del PD sarà Calenda. Ecco. Non so se hai visto per caso la lista dei candidati alle europee del PD. Sono 76, in rappresentanza di 76 correnti. Tra l'altro un candidato su tre non ha neanche la tessera del PD, perché a questo punto gli conviene aspettare dopo le europee, quando le tessere saranno in saldo, no? Scusa. Su Calenda però voglio chiudere in bellezza. Sai, Calenda è considerato un po' il D'Alema bianco, no? Della politica. Ecco, quindi ti faccio l'ultima maglietta su Calenda. Se Carlo Calenda di sinistra si dichiara, io posso dire che assomiglio a Wanda Nara. Ecco. Giovanni, fammi dire però, a proposito di PD, sinistra, non possiamo tacere che in Umbria è successo un casino, no? Quelli del PD truccavano i concorsi per le assunzioni nella sanità. Ma tu lo sai come se ne sono accorti? Quando il primario ha detto all'infermiera faccia un prelievo, quello andava al bancomat e gli portava i soldi dentro una bustarella. Ma anche una maglietta sui grillini. Una maglietta sui grillini non poteva mancare. Di Maio il 25 aprile starà coi partigiani, che è come se Salvini stesse coi vegani. Ecco, oltre a dire di stare coi partigiani, Di Maio cosa ha fatto in questi giorni? Ha candidato come capolista alle europee 5 donne. Non so se hai visto la foto, la possiamo mandare. C'erano 5 donne, 5 eccellenze italiane in mezzo Di Maio. Sembrava quella vignetta, te la ricordi, trova l'intruso, te la ricordi? È quella stessa cosa. Ma c'è una donna, e io voglio rimarcarlo, che ha detto no Di Maio, ed è Licia Colò, perché dopo Bim Bum Bam non era più interessata a lavorare di nuovo con un pupazzo. Ma passiamo a lui. Come può mancare lui, il power ranger della politica italiana? Il nostro capitano, che ha iniziato la lotta senza quartiere alla Raggi, adesso vuole Roma. Ecco la maglietta su Salvini. Salvini a Roma vuol fare il ribaltone per sfidare la Raggi, si è già vestito la centurione. È ufficiale. Salvini vuole prendersi Roma, quindi dopo il sacco di Roma avremo il pranzo al sacco di Roma. Comunque Salvini, potete applaudire, ma non è il caso. Comunque Salvini dice che i 5 Stelle a Roma avrebbero dovuto fare di più. Più di così cosa dovevano fare alla città? Bombardarla? Dovevano bombardarla. Ciao Giovanni, ci vediamo poi magari dopo con altre cose, piccole cose. Okay.